Benvenuti alla TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla vicenda Liberi Consorzi, città metropolitane, dopo Gela e Piazza Armerina, che si sono staccate dalle loro ex province, dicendo sì all'emigrazione a Catania. Si attende la decisione di Miscemi. Non è stata ancora convocata l'assise civica, che dovrà esprimersi nel merito. Alcuni consiglieri però hanno le idee chiare. Fabiola Polara. C'è grande attesa a Niscemi tra i cittadini per la data del Consiglio Comunale che dovrà deliberare se rimanere a far parte del Libero Consorzio di Caltanissetta o migrare verso la città metropolitana di Catania. Intanto due consiglieri comunali hanno già palesato il loro orientamento. Sono fermamente convinto che la città metropolitana possa portare solamente benefici alla città di Niscemi, ma io credo a tutto il comprensorio. Per cui sono fermamente convinto che questa sia la scelta giusta e credo che si vada in questa direzione. Tant'è che gli scettici che fino a qualche tempo fa potevano pensare di poter avere un'idea diversa si stanno ricredendo e credo che alla fine è la volontà popolare soprattutto della cittadinanza di Niscemi va in questa direzione. E dai nostri sondaggi è emerso che il 100% dei cittadini desidera migrare verso la città metropolitana di Catania e che addirittura vivrebbe un no eventuale del Consiglio Comunale come un tradimento. Assolutamente sì, non si può per meri calcoli personalistici o di qualcuno che pensa magari di avere una posizione di privilegio nel rimanendo diciamo ancorati a quelle che sono le vecchie logiche della provincia di Caltanissetta. Basta pensare, questa è la volontà di tutta la cittadinanza, che Caltanissetta non ci ha mai rappresentato né territorialmente né economicamente, soprattutto culturalmente. Quindi credo che sia la scelta giusta e credo che i consiglieri comunali che crescono giorno dopo giorno abbiano la consapevolezza ma soprattutto la responsabilità di aderire alla città metropolitana. Siamo convinti al 100% di passare con Catania, anche perché l'ultima volta con il referendum svolto qua a Niscemi, dove c'è stata anche una spesa per il comune di Niscemi, il 95% della popolazione ha votato per il Libero Consorzio Catanese. Quindi noi siamo convinti al 100% con il consenso della popolazione di passare con Catania. Come mai ancora non si è stabilita una data? Non si è stabilita una data perché appunto per questo motivo ci sono alcuni consiglieri del comune di Niscemi che tentennano o non si sa il motivo perché non vogliono passare con Catania, anche se la popolazione secondo me, il mio parere, modesto parere, ha già deciso di passare con Catania e penso che ci siano dei privilegi per passare con Catania. Uno perché abbiamo il rapporto diretto, essendo città metropolitana, con l'Unione Europea e questo è importantissimo per i nostri comuni anche più piccoli. Secondo me, perché anche il sindaco Enzo Bianco ha testimoniato che all'interno della città metropolitana si possono formare dei consorzi autonomi, tra cui Gela, Niscemi, Gela e Piazza Armerina. E naturalmente avremmo un rapporto diretto per quanto riguarda i fondi europei, direttamente con l'Europa e bypassiamo quindi la regione. E continua il nostro sondaggio tra i cittadini di Niscemi per capire cosa ne pensano della permanenza della cittadina nella Libero Consorzio di Caltanissetta o della sua migrazione verso la città metropolitana di Catania. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Niscemi non ha ancora stabilito la data per migrare verso la città metropolitana di Catania o rimanere nel Libero Consorzio di Caltanissetta. Lei cosa ne pensa? Penso che a momenti comunque si pronuncerà, quindi vedremo che cosa risponderanno. Noi ci auguriamo che facciano la scelta migliore per il Paese, perché Niscemi, visto la situazione che viviamo e visto dove siamo arrivati, sarebbe il caso proprio di cambiare. Quindi voi siete pro Catania? Decisamente sì. E Niscemi comunque penso che meriti di andare con Catania perché vorremmo evolverci in modo diverso, visto gli anni passati, la politica di Caltanissetta dove ci ha portato. Oggettivamente ritengo che con l'adesione alla città metropolitana di Catania ci siano più opportunità di crescita e di sviluppo economico. Abbiamo un territorio sicuramente rispetto a quello di Caltanissetta più dinamico, più vivo e penso che questa realtà, così come ha fatto Gela, così come ha fatto anche la città di Piazza Armerina, ha tutte le carte in regola per aderire diciamo, a questa nuova istituzione, per
raccogliere, diciamo, le opportunità nuove che ci sono. Una volta che Niscemi aderisca, così come ha fatto Gela e Peste Marina, insieme a queste due città, a questi due territori che in comune hanno tanto, possono costituire all'interno dell'area metropolitana un'area omogenea per avviare una strategia comune di sviluppo del territorio. Io vado a Catania. Per noi ce ne andiamo a Catania. E che cosa ne pensa? Io penso che, ma niente, intanto Catania offre più possibilità, sbocchi a livello economico, professionale, sociale, via di seguito, e poi la gente ha detto Catania, quindi bisogna rispettare anche la volontà del popolo. Se lei potesse fare un appello al Consiglio Comunale, che appello sarebbe? Questo, di preferire Catania e rispettare la volontà del popolo. La volontà del popolo di Niscemi, settembre 2014, ha detto per Catania, per la città metropolitana, per Catania. E i consiglieri comunali devono capire una volta per sempre che chi comanda è il popolo, non sono loro che comandano. E Niscemi già si è espressa, non è la volontà di 20 consiglieri comunali. Possono, i consiglieri comunali sono espressione del popolo di Niscemi. Vorrei invitare i consiglieri comunali di pensarci bene di votare, di pensarci bene, perché coloro che votano per Caltanissetta io li considero persone traditore, hanno tradito Niscemi e continuano a tradire Niscemi, e io dico votare Catania. Due secoli che siamo con Caltanissetta, cosa ci ha dato? Torneo Gela, tre resti sono stati eseguiti dalla polizia. Francesco Lombardo, 41 anni, deve scontare 6 mesi ai domiciliari per violenza privata e lesioni personali aggravate. 1 anno e 2 mesi, sempre domiciliari, per il 43enne Giovanni Alma. L'accusa è uso di atto falso e truffa. Ignazio Bellia, 45 anni, deve scontare tra le mura domestiche 8 mesi per evasione. Sempre la polizia ha denunciato un ragazzo di 27 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga e un 24enne per possesso di oggetti atti ad offendere. Denunciato per guida senza patente perché mai conseguita, un 30enne è segnalato un uomo di 53 anni per rifiuto della propria identità ed oltraggio a pubblico ufficiale. Interruzione della fornitura idrica nelle fasce marine di Butera, Falconara, De Susino e Tenutella dalle 8 del prossimo 5 ottobre, lo comunica Caltacqua. Sarà interrotto infatti l'esercizio dell'acquedotto di Salata Gela Aragona nel tratto compreso tra la centrale di sollevamento Gargitella e Campobello di Licata per consentire l'esecuzione di una riparazione. La durata dei lavori sarà di 72 ore. Un concorso rivolto alle quinte classi degli istituti secondari di secondo grado della Sicilia lo ha promosso l'Hospice di Agrigento. L'iniziativa nasce dalla progettazione finanziata dai progetti Obiettivo Nazionale 2012, le cure palliative e terapia del dolore. Oggi tappa Gela grazie alla collaborazione dell'Hospice del Vittorio Emanuele. I ragazzi presenteranno degli elaborati che riguarderanno la malattia. Come sappiamo, noi a Gela abbiamo l'Hospice e la terapia del dolore, un centro che si occupa dei malati terminali. I ragazzi dovranno sviluppare insieme a noi, noi facendo i tutor, questo progetto che poi presenteranno al concorso che ci sarà il 4 e il 5 dicembre al Teatro Pirandello di Agrigento. Ai nostri microfoni Geraldo Alongi, direttore Hospice di Agrigento. Spero che facciano un elaborato che possa vincere uno dei tre premi, che è in denaro, è un assegno che abbiamo pensato che possa servire ai ragazzi per il proseguo dei loro studi. L'iniziativa di oggi ha interessato 2 istituti scolastici, il liceo scientifico ed il liceo classico. Ho detto ai ragazzi che molti di loro magari vorrebbero fare i medici, proveranno a fare i medici, pensando magari che la professione del medico sia quella che spesso si vede in televisione, qualcosa di poetico, qualcosa di risolutivo in maniera agevole, qualcosa di bello professionalmente, però devono capire che dentro una professione come quella del medico c'è il sacrificio, c'è il dolore, c'è la sofferenza, e c'è lo studio, l'applicazione, l'impegno. Durante l'incontro di oggi al liceo classico Eschilo è intervenuto anche l'agrigentino Riccardo Gazz, ex componente della trasmissione televisiva Le Iene.
Io sono testimonial dell'hospice, sto girando le scuole e in qualche modo rappresento la parte che sdrammatizza un attimo ed esorcizza la morte, quindi scherziamo e giochiamo un po' con i ragazzi cercando di, come dire, stringere subito sin dall'inizio un bel rapporto, raccontando un po' quelle che sono realmente le attività dell'hospice. Spesso siamo abituati a sentir parlare male della sanità, è giusto anche ogni tanto sottolineare quelle che sono le cose che funzionano dalle nostre parti, perché si parla sempre solo male di tutto, ci sono ogni tanto, insomma, delle piccole isole felici. Oggi e domani l'UNICEF sarà presente a Gela con una grande iniziativa di raccolta fondi e sensibilizzazione dedicata al tema nutrirsi bene, nutrirsi tutti. I volontari offriranno al pubblico, a fronte di una donazione, 3 speciali quaderni dedicati alla sana e corretta alimentazione. Appuntamenti previsti per oggi in Piazza Umberto I dalle 17 alle 20 e domani ai Muretti di Macchitella dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Ed ora occupiamoci della giornata del dono promossa dalla Fidas ADAS di Gela. Giorno del dono oggi a Gela, organizzato dalla Fidas ADAS. L'associazione gelese, presieduta da Enzo Emanuello, ha dedicato all'evento una giornata formativa che si è svolta nella sala conferenze del comune a Macchitella. Quella giornata del dono è una giornata che a livello nazionale vuole richiamare le persone, vuole chiamare i cittadini che hanno il senso civico alla donazione, al senso della solidarietà e del fare del bene al prossimo, in questo caso con la donazione di sangue. Noi come ADAS, come Fidas ADAS, proporremo chiaramente la nostra donazione domenicale presso il centro di raccolta fisso di via di Appennini numero 5, come di consueto, dove i donatori saranno accolti dal nostro personale, dalla cordialità e dall'allegria del nostro personale. Il sociologo Francesco Pira ha relazionato sul tema comunicare il dono nell'era dei social network. Questo aspetto della formazione nel comunicare bene il valore del dono credo che sia un aspetto di completamento importante per il lavoro che l'ADAS Fidas sta facendo in questa città. Oggi è difficile in un sistema di caduta di valori andare ad affermare l'importanza del poter dare qualcosa che può rappresentare in certi momenti anche il salvare una vita umana. Penso che su questo dobbiamo confrontarci più spesso e bisogna fare un percorso anche di comunicazione per avvicinare i giovani e farli diventare futura classe dirigente di questa associazione. È un giorno in cui riflettere, ma è soprattutto un giorno per pensare a come progettare un percorso che possa essere un percorso, ripeto, che da una parte vada a formare i dirigenti che già fanno parte dell'associazione e dall'altra crei nuove figure che possono portare nuova energia e anche nuova creatività. Domani sarà presentata la nuova campagna di comunicazione nazionale e l'unità di raccolta in via degli Appennini sarà aperta fino dal mattino per accogliere quanti vorranno donare il proprio sangue per celebrare la giornata del dono. 6 personaggi in cerca d'amore. Prima assoluta giovedì 8 ottobre prossimo alle 21 al Teatro Eschilo di Gela. Saranno presenti Salvo La Rosa e Sandro Vergato. Una serata speciale dedicata all'associazione donatori midollo osseo diretta in città da Giacomo Giurato. Una parte dell'incasso sarà destinato all'acquisto di uno scanner venoso per il reparto di pediatria e trasfusionale dell'ospedale Vittorio Emanuele. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale, fondato e diretto da Rocco Cerro. I primi 100 giorni di Messinese ed oltre, le promesse non mantenute, quelle ancora da mantenere. Filippo Guzzardi affonda la sua analisi sul sindaco pentastellato e ne rileva la sua debolezza politica, ora che l'opposizione, che è maggioranza in consiglio, comincia ad affilare le armi. E questo è il pezzo di apertura della prima pagina del giornale. Nello Lombardo fa il resoconto delle ultime sedute consiliari dedicate alla tassa sui rifiuti ed ancora Filippo Guzzardi fa il punto della situazione sulla legge di riforma delle province dopo l'adesione di Piazza Armerina e in attesa che anche Niscemi voti per il passaggio con la città metropolitana di Catania. Si sono fregati pure i Trespoli con l'allusione alla sparizione dei cassonetti dalla spazzatura. Parla di questo il pezzo di satira di
Giulio Cordaro, mordace, pungente come sempre. All'interno, attualità e cultura con i servizi di Gino Labiso, Federico Efer e Gandolfo Cascio. Poi anche la pagina riservata ai lettori e lo sport con i servizi di Orazio Accomando sui campionati di calcio in cui sono impegnate le tre squadre cittadine: Gela in Eccellenza, Atletico e Macchitella in Promozione. La pagina degli annunci economici, gratuiti, affari e lavoro chiude il giornale, lo ricordiamo, da oggi in edicola. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Lunedì 5 ottobre alle 11.15 nell'Istituto Luigi Sturzo di Gela sarà accolto un gruppo di alunni danesi che rimarranno in città per una decina di giorni per uno scambio interculturale. Gli alunni, oltre che dalla loro insegnante, sono accompagnati da un gruppo di adulti, tra cui Anne Koster, figlia dell'eroe nazionale danese Karl Koster, che salvò più di 7.000 ebrei dalla deportazione nazista e per questo è inserito nell'elenco dei giudici tra le nazioni. Allo stesso la Disney ha dedicato un film negli anni 90 che vedeva nel cast anche Mia Farrow. Si è concluso con un concerto di musica classica e contemporanea il progetto di partenariato che ha coinvolto l'Istituto Ettore Romagnoli di Gela e l'Istituto Baktei Ervin Gymnasium di Dunarasti in Ungheria. Gli studenti magiari sono stati accolti con grande affetto da quelli gelesi lo scorso 24 settembre. Il concerto è stato il momento finale del programma permanente tra la scuola locale e quella ungherese dal titolo From My Land to the End of Europe, che prevede anche un viaggio degli studenti gelesi in Ungheria nel mese di maggio. Da anni le nostre scuole sono impegnate in un percorso comune di costruzione e di crescita dei loro studenti e quest'anno il motivo conduttore del nostro rapporto, del nostro progetto è stato la musica. Noi siamo una scuola in indirizzo musicale, anche il Baktei Ervin di Dunarasti è una scuola che ha molti studenti che hanno proprio dei corsi di musica da seguire ed è una gioia veramente vedere questi professionisti e questi ragazzi impegnati in un progetto comune di costruzione intanto del loro sé come cittadini europei, come persone consapevoli e poi del loro sé in rapporto all'altro, quindi l'incontro, l'apertura, la curiosità nei confronti di chi è lontano da noi e vedere ragazzi che sorridono e si capiscono sulla semplice indicazione di una nota musicale è qualcosa di straordinario. Io ringrazio tantissimo le famiglie dei miei ragazzi che hanno ospitato i giovani ungheresi, le famiglie ungheresi per ricambieranno la visita, ma poi tutta la scuola, tutta la comunità che si è stretta in un abbraccio collettivo nei confronti di questi giovani ospiti. Noi veramente crediamo nel concetto di identità europea, noi crediamo nel concetto di una via che non abbia separazioni, che non abbia frontiere. Una festa per la vita è l'iniziativa promossa dal Comitato di Quartiere Cantina Sociale di Gela in collaborazione con il Comune, la Parrocchia San Rocco e la Fidas Adas. Si terrà sabato 17 ottobre alle 21 nel piazzale adiacente al campetto San Rocco. Previsti una serata danzante, una mostra artigianale e la gara della torta più bella. Per informazioni ed iscrizioni gratuite contattare il 346 3649 833, lo ripetiamo, 346 3649 833. E ora parliamo di calcio, il punto in questo servizio. Derby all'orizzonte per il Gela. Domani, nell'ambito della quarta giornata del torneo di eccellenza, la squadra biancazzurra sarà di scena a San Cataldo. All'appuntamento contro i Nisseni, la compagine gelese si presenterà forte del rotondo 3-0 rifilato domenica scorsa ad una big del campionato, l'Alba Alcamo. È un test importante, un test lontano dalle mura amiche dove magari la squadra deve dimostrare tutta la sua forza e il proprio valore che stiamo dimostrando al Vincenzo Presti. Siamo assolutamente tranquilli, abbiamo preparato bene la partita, sono sicuro che domani i ragazzi faranno una grande prestazione. Ecco. Schiererai l'identica formazione che ha battuto sonoramente la domenica precedente l'Alcamo per 3-0 o ci saranno delle novità? Vediamo, ho provato anche altre situazioni, ci sono ancora 24 ore di tempo per decidere
la formazione ideale da affrontare la San Cataldese. Ora vedremo nelle prossime ore se cambieremo qualcosina o meno, anche perché sono un tipo abbastanza, mi conosci bene, la notte porta consigli, uno pensa e ripensa e cerca di mettere la migliore formazione in campo. Fino ad oggi il Gela ha disputato una sola gara in trasferta in campionato e l'ha perduta 1-0 a Castelvetrano contro la Folgore. Però il vento è cambiato dopo il successo ottenuto fuori dalle muramiche a Favara in Coppa Italia. Sfatato dunque il tabù. Si spera che accada anche domani. Abbiamo sfatato questo tabù, era importante, però questa di San Cataldo è un test importante dove dobbiamo iniziare anche durante il campionato a racimolare qualcosa anche lontano dalle muramiche. Sono sicuro che domani scenderemo in campo e porteremo un buon risultato a Gela, ecco. Ma dove può arrivare questo Gela in tutta sincerità? Noi ci vogliamo divertire, vogliamo fare bene, vogliamo divertire il proprio pubblico cercando di domenica dopo domenica inanellare risultati positivi. È un Gela importante, un Gela che vuole fare bene, ora bisogna lavorare con umiltà e poi magari più avanti vediamo il punto della situazione, ecco. Nel campionato di promozione, impegno casalingo per l'Atletico Gela, l'11 allenato da Peppe Misiti, dopo il successo ottenuto con il Macchitella, ospiterà il Marina di Ragusa. Obiettivo vittoria per il team tanto caro al presidente Cristian Paradiso. Gioca in trasferta invece il Macchitella di Fabio Comandatore. Ad attenderlo sarà il Ragusa 2014. Settima edizione Green e Run Corri nel parco di Montelungo a Gela. Si terrà venerdì 16 ottobre, appuntamento alle 9. L'iniziativa è dell'associazione Green Sport Promotion, diretta da Giuseppe Veletti. Si tratta di una corsa promozionale ludico-ricreativa di valorizzazione, conoscenza e fruizione del parco. E l'esigenza di unirmi ogni volta con te, con Claudia Gerini e Marco Bocci, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Gela. Gli orari sono i seguenti, 18.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, vi auguriamo un buon fine settimana, appuntamento a lunedì.